Tolgo la camicetta per sentire il fresco dell'erba sulla pelle. Sa, non porto il reggiseno. Come, scusa? Dicevo, non porto il reggiseno! 2 più 2 fa 4, 4 4 4 8 8 16 16 16. Insomma, devo essermi addormentata. Sì. E all'improvviso arriva lui, lo stesso dell'altra volta, vestito di nero, dalla testa ai piedi, e sa cosa ha avuto il coraggio di dirmi? No! Clementina, spogliati, ti voglio nuda! 16 16 30. Dalla concorrenza! Ma avessi per caso sbagliato il numero? Ma tu sei Don Silvestro? Sì, e tu sei un idiota? Sì, come ti permetti? Figliolo, devi essere impazzito! Nessuno aveva mai osato attaccare il telefono in faccia a Dio! Ma io il telefono non ho, l'ho posato solamente. Da dove arriva questa voce? Padre nostro, che sei nei cieli? Lo so benissimo dove sono. Ho solo... devo dirti... Signore? Alzati, alzati per favore! Sì. E stammi a sentire. Sì. Ho deciso di organizzare un secondo diluvio universale. No. Sì. Ma come, signore? Hai deciso di far morire di nuovo tutti i amicati? Precisamente. Tu costruirai un'arca. Io. E con essa salverai solo il tuo paese. Solo il mio paese? E tutti gli altri innocenti che annegheranno nel resto del mondo? Innocenti? Sì. Ma quali innocenti? Sai che fine farebbe il mondo se lasciassi fare a questi innocenti? Oddio, forse in un certo senso hai ragione. Forse? No, 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 hai ragione senz'altro. Signore, scusa, posso farti una domanda? Perché hai scelto proprio me? E perché il mio paese? E perché no? Che risposta è perché no? Signore, scusa, quando dovrebbe avvenire questo diluvio? Avverrà mercoledì sera. Ti do 3 giorni di tempo. Sì, non saranno mica troppo 3 giorni per fare... All'alba di domani suonerai le campane, chiamerai a raccolta i tuoi parrocchiani e darai loro la novella. Sì, io vado a chiamare i parrocchiani e gli dico che ci sarà il secondo. Comincerete a lavorare all'alba del giorno secondo, in quanto la prossima notte, la prima, l'ho destinata alla procreazione. Ogni uomo si giacerà con la sua donna e si genererà un figlio. Concepiti in questo vecchio mondo, essi nasceranno nel nuovo e dal vecchio erediteranno. Genesi capitolo 18. Bravo, vedo che hai studiato. Sì. Silvestro, ma tu sarai degno del tuo compito? Sì, che poi mi richiudono in un manicomio e la facciamo finita lì. Arrangiati. Sì. Io mi farò sentire di tanto in tanto, ma ricordati, solo tu potrai sentirmi. Come solo io posso sentirti? E gli altri che stanno... Signore! Signore! E altro c'è! No, scusa, non volevo farti spaventare. È solo che io non avrò mai il coraggio di andare là fuori a suonare le campane. Tu farai quello che io ti ho detto, Silvestro. No, signore, non posso suonare le campane perché... È un ordine! Lo farò senz'altro. Sapessi cosa stavo sognando? Non posso immaginare, Clementina. Mi fa confessare subito? No, non è il momento, Clementina. Don Silvestro, Don Silvestro, perché ci ha chiamato? Che c'è? Cosa vuole? Che succede? Che succede? Che succede? Come che succede? Lo chiedo io a lei, non lei a me. Non è lei che ci ha convocati qua con questo edificante scampanino, No, sì, quasi. Come no? Sì, quasi. Le campane le ha suonate lei o no? No, sì, quasi. Insomma, si decide. O sì o no. I quasi i casi sono due. Non sempre. Va bene, Don Silvestro, adesso siamo qua. Ci vuole dire qualche cosa? Non ci faccia preoccupare. Sì, 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 adesso parliamo, no? Siamo qui per questo. Visto che il clero si è deciso a dirci tutto, possiamo convocare questa riunione straordinaria del Consiglio Comunale? Sì, sì. Bene, diamo la parola al nostro caro buon curato. La parola a me. Sì. Sono il primo a parlare. Ci ha convocato. Bella giornata, Guardi. Ma ho l'impressione che il tempo si guasterà, Adagio, adagio, poi piano piano. Pratico, lei ci ha buttati giù dal letto per comunicarci le previsioni meteorologiche. Bravo, come ha fatto a indovinare? Bravo, sì. In un certo senso che... Dunque, allora... Ho parlato con... Com'è? Non è andata la saliva di traverso.
Ho parlato con te. Non ho sentito bene l'ultima frase. Capito, no? Ho parlato con Dio. Sì. Egli mi ha affidato un grande compito e io ho bisogno del vostro aiuto. Sì, lo so, mi sembro pazzo, è chiaro, è naturale, mi sembro pazzo, sì, ma vi posso garantire che ho veramente parlato con Dio. Per carità, Don Silvestre, lei fa il suo mestiere e non è la prima volta che con la scusa delle esigenze divine lei tocca, tocca, bussa a quattrini. Che cosa le serve questa volta? Un'arca. Un'arca? Sì, un'arca, come quella di Noè, deve poter galleggiare. Un'arca? Che idea leggendaria! Sì. Sì, deve saper galleggiare, certo. Come quella di Noè. Sì. Io l'ho sempre detto, questo non sta bene, questo giovane. Ah, aspettate, aspettate, non siamo precipitosi forse. Don Silvestro vuole dire uno di quei carri allegorici, quelli come per la festa di San Crispino, vero? No, no, un'arca. Venga, 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 venga qua, signor curato. Se mai ci fu curato ha bisognevole di essere curato, quel curato è proprio lei, signor curato, deve darci questo pisciccio di parole. Bene, buonanotte. Ma io non sono pazzo. E me? Ho parlato con Dio. Scusate, ha parlato con Dio, ma che c'è di strano? E va bene, lei ha parlato con Dio. E c'è. E come? Come? Con che metodo? Non so, una visione, una visitazione, oppure le è venuto semplicemente in sogno? Eh? Al telefono! Ah? Al telefono! Un interurbano, suppongo! Se fossi lei, non mi crederei mai! Bravo, bravo, così mi piace, Don Silvestro, è la prima volta che ci troviamo d'accordo in questa giornata, lo vedi? Quando vuole lei sa essere ragionevole, tutti quanti a dormire! Sa. Ma le campane? Ma quali campane? Che quali campane? Le campane non le ho suonate io, ma lui! Ma lui chi? Lui? Predetto, questo non sta bene, ci vuole un medico, uno specialista, vogliamo uno specialista per i prezzi. Papà, Don Silvestro ha parlato con Dio, che cosa c'è di strano? Non ho capito. Se io fossi Dio, gli telefonerei tutti i giorni. Signora, per piacere, la lega un attimo. Per favore. E va bene. Ammettiamo che questo diluvio ci sarà. Oh, finalmente. E che tutti quanti noi ci salviamo sull'arca. E dico, perché proprio noi? Dico, perché questo paese proprio noi? E mi risponde se ci riesce. E perché no? Mi scusi, questa è una risposta idiota. È la risposta che mi ha dato Dio. Ah, ecco, proprio pazzo. Non si pensa, se mi dici com'è quest'arca, io ci comincio a lavorare subito. Sì, Toto, è come una grande barca, una casa galleggiante, sì. Con noi ci porteremo la squadra di San Crispino e non appena inizierà il diluvio ce ne saremo tutti quanti vicini, stretti stretti l'uno all'altro, in maniera tale che possiamo darci forza ed essere... Signora, per piacere, la inchioda a terra, per favore. E saremo noi così... illuminati dalla potenza di Dio per affrontare il diluvio e dovremo ripopolare la terra, porteremo con noi le cose più care, porteremo gli animali. No, il toro no, il toro no. No, il toro non lo portiamo. Posso portare la scimmietta? Sì, no. La scimmietta la passiamo, portiamo tutto quello che vuoi. Ma il campanaro non sono io, il campanaro è Domine Dio. E vuol farvi sapere tramite mio che è proprio bello ciò che vi dissi io. Che miracolo fosse uno stupido scherzo. Di chi? Del mento. Ma se tutto questo mistero più quel miracolo fosse una capola fatta, inventata. Da chi? Dal sveglio.
prego. Questa è una cosa di poche cose qua. Rimontare, signore, per piacere, prego. Da destra, guardi. Il sindaco? Parlo? Ah, Ferrovie dello Stato! Non si preoccupi, signor capreparto, il legname è pronto e partirà domani mattina! Come sarebbe a dire non le serve più? Pronto? Pronto? Ma vedete? Vi proibisco di ridere. E poi io l'affare vero lo faccio con i cantieri riuniti, cara mia. Pronto, con chi parlo? Sì, sono il sindaco, con chi parlo? Ah, cantieri riuniti! Come? E come sarebbe a dire non mi serve più il legname? E perché? Ah, non fate più le navi. Ah, chiudete il cantiere. Bravi. Avete scelto proprio il momento giusto. Voglio ridere quando le acque vi sommergeranno e morirete tutti quanti affogati. Ma che sto dicendo? No, non parlavo. Parlavo da solo. Riportarli a casa dalle loro mogli. Sarà difficile, sì. Lo vedi? Ecco cosa hai combinato. Che ho combinato? Vai fuori a vedere. No, aspetta, fammi sapere. Ti ho detto va! Mamma mia, vado, sì.
Che carattere! Mamma mia! Dai, dai, perché è una bella vocazione. D'amore che avete trascorso. La ricordate la canzone "Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più"? È lei, è consolazione che vi ha dato. Sono io. Accoglietela con un sorriso. E mi pare. Sì, lo so, consolazione nella vita avrà anche sbagliato. Ma che, non ha mai sbagliato un colpo. Zitto, zitto. Perdonatela. Ma di che? Aspetti. Avanti. Una volta sposati verrete sull'arca con noi. Marino! Forza, ricominciamo, rivediamo i lavori per l'arca, su! No, Don Silvestro, stavolta non siamo d'accordo. Noi consolazioni sull'arca non la vogliamo! Mi dispiace, Don Silvestro. Stavolta non sarà così. Consolazione sull'arca con noi non verrà. A noi non piace. Ah, ecco. Bravo.
In un momento come questo, la gente del mio paese mi abbandona. E va bene, va bene. Vorrà dire che faccio tutto da solo. Farò tutto da solo! Signore, è inutile in questo momento abbandonato da te. Solo tra la mia gente mi sento solamente una formica. Una formica, è solo una formica. Uno zero, una nullità. Tanti anni fa
con orribile sincerità. Quale tra questi forse è quello giusto? Troppo comodo, ma non è possibile, mi dispiace. Per essere possibile sì! Perché? Perché se il signore non risponde, magari ci ha ripensato e quindi non se ne fa più niente. E magari smontiamo l'arca e ridiamo il legname al sindaco. Magari, ma quanto parli, eh? Avanti, vediamo se il signore ci risponde, se ci raccogliamo in doverosa preghiera, forse in ginocchio tutti quanti. Ginocchio, Don Silvestro ha detto tutti in ginocchio, Don Silvestro ha detto tutti in ginocchio. Tutti. Anche io. Preghiamo, forza. Signore. Ma che non risponde? Non è caso. Guarda questo. Ma se pure dovesse parlare il signore, lo sento sempre solo io. È chiaro. Avanti. Signore. È occupato? Ma sicuro. Cosa? Come dici, signore? Sì. Certo, signore, sì. Va bene. Come dici tu, va bene. Sarà fatto. Subito. Grazie, signore. Grazie. Il signore ha detto di continuare i preparativi per l'arca, di stare tranquilli, perché tanto il sindaco non ci nuocerà. Il sindaco ormai sta lassù e quindi possiamo stare tutti tranquilli. È morto? No, morto. Il sindaco sta sulla montagna e si è ridotto a vita di eremita, di giuro e preghiera. Ecco. Ma papà, ma... Insomma, ma arriverà in tempo per imbarcarsi? Sì, mi è stato garantito, sì, sarà con noi sull'arca, quindi non vi create nessun problema, andate immediatamente tutti quanti a casa a preparare i bagagli, sì, e mi raccomando, non chiudere di una cassa a testa. Ah no, a me una cassa sola non basta, io devo portare il corredo, 12 di tutto. Sì. Don Silvestro, se vuole posso... Ho sentito, Io sono il solo che lo può dire. Detto da me non è una bestemmia, è semplice autocritica. Ti prego. Deve cadere sempre in piedi, sì. Sono le 9 e tutto va bene, e tra poco avrà inizio il diluvio, sì. Io sarò qui sopra a condurre il mio popolo nel nuovo mondo. A noi ci è stata data questa opportunità, quella di dover ripopolare la terra, e io da qua sopra sarò il condottiero che porterò il mio popolo nel nuovo mondo. Da lontano scruterò l'orizzonte e vedrò quando si avvicinano le nubi, la prima pioggia, le acque. Sì, sarò come Noè, come lui, il patriarca Noè. Non ho la barba bianca di Noè, però mi posso similare a lui, insomma. Ma chi è che ride? E chi poteva essere? Clementina? Sì. Sei da molto qui? Abbastanza. E che cosa stavi facendo, Clementina? Sognavo anch'io. Sono così eccitata all'idea di questo viaggio. Un viaggio? Ma guarda che non sarà una crociera, Lo so, sarà molto più emozionante. Ma almeno hai un po' di paura. Don Silvestro, vicino a lei? Mai. Eppure, Clementina, pensavo che almeno un po' fossi cambiata. Don Silvestro, lei ha ragione. Io mi sono sempre comportata come una ragazzina stupida, infantile. Adesso sono una donna che non ha paura di dire quello che pensa. Brava. Piano! Cosa? Ma che stai parlando qua su? Che cosa strilli? Che strilli? Ti amo. Ma che ti amo? Io sono un prete. Ma mica è colpa mia. Non potresti aspettarti? Ma che aspettarti? Preti si nasce, ecco. Lo so, però ho sentito di tanti che hanno buttato via la tonaca. Ed evidentemente non erano nati preti, io sì, ecco. Ho capito. E migliorerebbero le cose se io mi facessi monaca? Come no, lo dici pure. Clementina, dico, ma rifletti prima di parlare o le dici così le cose direttamente? Lei ha ragione, però se ci pensa un attimo... Dopo il diluvio non ci sarà più nessuno a giudicarci. Più nessuno? No. No, e lui?
caso da cancellare, da rifiutare, da dire no. E l'amore è peccato, Clementina, non riesco a capire, Clementina, l'amore in sé non sarebbe peccato, è per me che hai sbagliato, condannato, proibito in assoluto vietato. Ed è un peccato che pure io, che strano destino il mio, devo essere obbligata a celibato tanto quale a te. Ero all'oscuro delle sue impellenti necessità. Ah sì? E io ero all'oscuro da più di 10 ore, ma te... Papà! Che figuraccia leggendaria! Ecco. Io a te te lo do io il carabiniere! Cosa? Sì, e sotto anche che mi credi un mezzo fanatico, un poco intelligente. Padre Spino, per piacere, uno che si nasconde nella statua di un santo, tanto intelligente non mi pare. La sposina, eccola qua! E io sarei violento e vendicativo, eh? Ebbene sì! Sono violento e vendicativo, eppure voi che mi considerate uno stupido, voi siete tutti rincoglioniti. Ehi, non mi provo. E questo sarebbe il sindaco. Sì, perché? Oh, ero creduto a te e non al santo. Ho acceso pure il candelone in tuo onore. E vedi di non farlo più, mi raccomando. Fossi matta. Ma è quello che te temo io, femmina degli angiporti, oh, del comando. Oh, imbecille, debole di reni e di cervello. Ma come ti permetti? Io sono stata redenta dall'amore, sai? Redenta dall'amore, sai? Cristino, guarda che adesso non è più come prima. No. Adesso, per fortuna, mi girano. Perciò, zitto e basta. Ah, qua se c'è uno che deve dire basta, quello lì sono io. Certo, si capisce. Vieni qua Agnese, mia perpetua fidata, portalo in canonica e mi raccomando tienilo sotto controllo. Ti vedrò morto nella polvere, Cleno. Vada, la verrà presa io non appena avrà inizio il diluvio. Sì, qua l'unico diluvio che avete avuto è l'innappiatina che vi ho fatto io. Sì, che vergogna! Che schifo! Che vergogna. Siamo pronti qua? Avanti, ginocchiatevi e diamo inizio al rito del matrimonio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vuoi tu, Toto, prendere come tuo legittimo sposo la qui presente Consolazione? Sicuramente, certamente, immediatamente! Si dice sì! Sì! E vuoi tu, Consolazione, prendere come tua... Sì! Fammi finire! Vuoi tu, Consolazione, prendere come tuo sposo il qui presente Toto? Sì! Bene! Vi dichiaro marito e moglie! Baciateli, bene, abbracciate la sposa. Annuncerà ed ognuno sparcherà quando l'arca si fermerà. Quando la arca
barca, è Dio stesso che vi ordina di risalire. Il Papa? Giusto, giusto, il Papa, Eminenza. Io gliel'ho detto, il Papa, ma non mi hanno voluto credere, soprattutto Don Silvestro. Avete visto? Ha ragione il cardinale. Papà, sì? Tu sei sempre stato contro il clero e adesso lo appoggi. Vabbè, c'è clero e clero, ma su una parrocchia di montagna, ma qua giù il potere della Chiesa. Il potere della Chiesa! E io scivo! Questo è tradimento! No, no, invece l'otto, questa è l'alternanza! Come bello il cardinale! Come grande il cardinale! Venite, venite tutti giù! Signore, signore, ti prego, fa qualcosa, intervieni! Stiamo facendo una di quelle figure! Mi scusi, Eminenza! Don Silvestro ci ha sposato poco fa! E che dice, valido il matrimonio? No! No, e allora? Mi sposo io! Oh, che onore! Sai quanti fotografi? Toto, Toto, andiamo, scendiamo subito! Toto, Toto, che fai adesso? Non mi credi neanche più tu! No, io a crederti ti credo, ma senza di lei che mi dà quel brivido carnale, io qua chi ci faccio? Don Silvestro, lei disonora l'abito che porta! Ah sì? Io disonoro l'abito che porto? E allora sa che cosa le dico, mio caro cardinale? Che lei questo abito se lo può portare con lei, se lo può tenere stretto stretto, perché a me non serve più. Prego, tenga, Ah, oh, è un indemoniato! Sì, è un indemoniato! Un ossesso! Un ossesso, sì! Satana! Sì, è Satana! Parla per tramite suo, Si chiama un esorcista! Eminenza, fermi, fermi, dove andate? Una nottata all'aria fresca e rinfrescherà le idee. Eminenza, vuole onorare il mio desco, sì? Simpatisca mensa, civino e cibo a volontà, così a sua Eminenza. Una gran... Solo io e Clementina su 7.000 o meno di persone. Beh, giusto il doppio di quando ho cominciato. Ma non è loro, non è giusto. Questi sono gli amici, altri non li conosco. Ma è illogico. È umano. Oh signore, mi devi capire. La mia gente non posso tradire. Ha bisogno di me come io. Certo, Claudina, certo che ti ho perdonato. Te l'ho detto un sacco di volte, sognare non è peccato. Forza, smontiamo l'arca e restituiamo il legname al nostro sindaco. Grazie, Don Silvestro. Permette, e do il benvenuto in questo mondo nuovo.
Permetti un attimo, una piccola cosa. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Bravo! Intonatissimo! Miracolo! Miracolissimo! Sì. Venite tutti quanti a casa mia, siete invitati tutti a casa del sindaco!